Un giorno, in un romanzo tradizionale, la conclusione segue in genere il consueto schema della soluzione dei conflitti, cioè tutti i fili vengono tirati, tutto viene spiegato e chiarito, tutto si risolve, insomma, per dare quel senso di compiutezza che il lettore ama. La principessa della fiaba vive felice e contenta, il detective scopre l'assassino, insomma, e così via. Tutto si aggiusta. L'altro giorno però mi è venuto in mano di nuovo questo romanzo di Gabriel García Márquez, Cronaca di una morte annunciata, e mi chiedevo se questo discorso della conclusione con la soluzione dei conflitti funzionasse anche per questo romanzo. Perché in fondo è un romanzo in cui sappiamo già fin dall'inizio, fin dal titolo, che cosa succede, no? E allora come funziona? Che cosa ci dà la sensazione di compiutezza in questo romanzo quando leggiamo un finale che in fondo, dopo aver letto tutta la storia, è assolutamente scontato. Eppure, quando leggiamo le ultime righe, il senso di compiutezza c'è. Dice: Santiago, figlio mio, gli gridò, che ti succede? Santiago Nazar la riconobbe. È che mi hanno ammazzato, piccola vene, disse. Inciampò sull'ultimo scalino. Ma si rialzò subito. Ebbe persino cura di scuotersi con la mano la terra che gli era rimasta sulle trippe, mi disse mia zia Vene. Poi entrò in casa per la porta posteriore, che stava aperta dalle 6, e crollò, ventre a terra, in cucina. Allora, evidentemente, questo romanzo suscita in noi una reazione emotiva, anche questa conclusione, grazie all'atmosfera che l'autore ha saputo creare, alla promessa che ci ha fatto fin dall'inizio di parlare di onore e di fatalità, e poi anche al coinvolgimento di noi lettori, perché leggendo pagina dopo pagina veniamo a scoprire che questo Santiago Nazar probabilmente non è il colpevole della seduzione di Angela Vicario, cosa per cui invece i fratelli di lei lo cercano e lo vogliono ammazzare. Quindi abbiamo anche, se vogliamo, un nostro coinvolgimento emotivo e una pietà, quasi anche vorremmo fermare questa morte annunciata. E non ci riusciamo. Prima della conclusione, comunque, l'autore ha inserito quello che si chiama climax e assistiamo quindi, forse anche questo ci coinvolge particolarmente, assistiamo finalmente a questa morte. È una scena breve in cui i fratelli Vicario ammazzano Santiago Nazar, tra l'altro in un modo molto maldestro, nonostante siano macellai, lo uccidono anche con la metodologia con cui scannerebbero un maiale, ma sono molto molto maldestri, quindi anche un senso di pietà che si impadronisce del lettore. Volendo finirla una volta per tutte, Pedro Vicario gli cercò il cuore, ma glielo cercò quasi nella scella dove l'hanno i maiali. In realtà Santiago Nazar non cadeva perché loro stessi lo stavano sostenendo a forza di coltellate contro la porta. Disperato, Pablo Vicario gli inflisse un taglio orizzontale nel ventre e gli intestini completi affiorarono con un'esplosione. Pedro Vicario stava per fare la stessa cosa, ma il polso gli si tolse per l'orrore e gli diede un taglio sbalestrato sulla coscia.
Santiago Nazar rimase ancora un istante appoggiato contro la porta, fino a che vide le proprie viscere esposte al sole, pulite e azzurre, e cadde in ginocchio. Ecco, quindi questo è veramente il momento del climax, del romanzo, e poi c'è questo denouement che abbiamo letto precedentemente, no? Quello in cui Santiago Nazar riesce a entrare fino in casa sua e poi qui muore sul pavimento. Ci sono tuttavia degli altri modi per finire un romanzo, no? Che non siano quello della soluzione dei conflitti o anche un racconto. A volte abbiamo questa situazione, una situazione irrisolta nel finale. E naturalmente è in genere una scelta deliberata dell'autore, e non è tanto, perché non è tanto la soluzione che gli interessa evidentemente, quanto piuttosto la situazione, l'ambiguità, i vari elementi che sono in gioco. Questo è qualcosa che capita con moltissimi dei 49 racconti di Hemingway. E in particolare io amo molto un breve racconto che si intitola Un posto pulito, illuminato bene. Allora, sono quasi le 3 del mattino e in un bar ci sono due camerieri, uno più giovane e uno più anziano, e un unico avventore che è un signore di un'ottantina d'anni che sta cercando di ubriacarsi a forza di brandy. E dalla conversazione dei due camerieri apprendiamo che quest'uomo, la settimana precedente, ha tentato il suicidio, ha tentato di impiccarsi, è stato salvato dall'intervento di una nipote che si prende cura di lui. Insomma, i due camerieri discutono un momento di questo. E il più giovane dice: ma cosa aveva, che motivo aveva di uccidersi? In fondo è pieno di soldi quell'uomo. Il più anziano dice: no, però è solo, non ha moglie. Avesse moglie, dice, ma cosa se ne farebbe di una moglie? Ribatte il giovane. Dice: no, magari sarebbe proprio diverso. E insomma, a un certo punto poi non danno più da bere a questo signore se ne va e i due camerieri riescono a chiudere il bar. Il più giovane va a casa dove ha una moglie che lo aspetta, il più anziano va in un altro locale per bere qualcosa prima di rientrare a sua volta. Allora, storia fragilissima di per sé, ma la cosa che ci interessa, ecco, vediamo la parte finale, no? Quando dicevo il cameriere più anziano va in un altro locale, intanto dice anche una specie di Padre Nostro in cui la parola nada sostituisce quasi tutti i termini. Buonanotte, disse l'altro. Spegnendo la luce elettrica, continuò la conversazione con se stesso. È la luce, naturalmente, ma bisogna che il locale sia piacevole e pulito. Non ci vuole la musica non ci vuole di certo, e non puoi stare dignitosamente in piedi davanti a un banco, anche se per queste ore della notte un banco è tutto quello che ti danno. Di che cosa aveva paura? Non era né paura né timore, era un niente che conosceva troppo bene. Era tutto un niente e anche un uomo era niente. Era soltanto questo e tutto quello che ci voleva era la luce, un certo ordine, una certa pulizia. Alcuni ci vivevano e non lo avvertivano mai, ma lui sapeva che era tutto nada, y pues nada, y nada y pues nada. Nada nostro che sei nel nada, nada sia il nome tuo nel regno tuo nada, sia la volontà nada in nada come in nada. Dacci questo nada, il nostro nada quotidiano, e nadaci il nostro nada, come noi nadiamo i nostri nada e non nadarci in nada.
ma liberaci dal nada, pues nada. Ave niente pieno di niente, niente sia con te. Sorrise, si fermò davanti al banco di un bar con una lucente macchina da caffè a vapore. Cosa prende? Chiese il barista. Nada. Ecco qua, siamo poche righe prima della fine. La storia di per sé, dicevo, è assolutamente fragile. Questi due camerieri, l'uomo che beve, che poi se ne va via, un po' di chiacchiere e poi i due che si separano, il cameriere più anziano che va a bersi un caffè da qualche parte. Però, che cosa risuona dentro di noi dopo aver letto questo racconto che non si conclude nel modo consueto, tradizionale? Hemingway evoca questo racconto, vita e morte, lo fa a modo suo, la giovinezza e la vecchiaia. E questi sono dei temi molto importanti, no? Che risuonano dentro di noi e se noi entriamo in sintonia con quello che l'autore ci vuole comunicare, capiamo comunque la validità e la bellezza del racconto che abbiamo appena letto. Bene, parlerò ancora molte volte di conclusione perché è un argomento estremamente importante su cui credo che chi desidera scrivere abbia delle ottime ragioni per riflettere e per riflettere anche a lungo e fare magari anche delle prove. Mi permetto di segnalarvi che io ho già fatto due video in passato specificamente centrati, mirati alla parte conclusiva dei romanzi. E uno è il numero 28, prima di scrivere la parola fine, in cui analizzo molto brevemente, ma insomma, le conclusioni di un famoso romanzo, Il Conte di Montecristo di Dumas. La conclusione di Ti prendo, ti porto via di Niccolò Amaniti e la conclusione di Uccelli di rovo di Colleen McCullough. E poi un altro video che è il numero 59, ma come faccio a finire il mio romanzo, in cui invece mi sono concentrata su un romanzo che è Fiori per Algernon di David Keyes e ho provato a proporre 3-4 soluzioni alternative come conclusioni, e dimostrando poi però perché, pur essendo tutte quante queste soluzioni perfettamente plausibili e tutto sommato utilizzabili, insomma, logiche anche, la soluzione scelta dall'autore sia in realtà la migliore. Se state scrivendo e dovete concludere un romanzo, beh, andate magari a risentire e rifletteteci bene sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana.